Volontari cercasi per ronde antisvaligiamento, no armi, astenersi per di tempo. È l'esasperato appello lanciato su Facebook da un commerciante di Cavarzere dopo l'ondata di furti notturni nelle abitazioni. Furti che hanno di colpo innalzato il livello di insicurezza dei cittadini e la reazione immediata, qui come altrove, sono le ronde. I banditi puntano al vino. Sono già due notti consecutive che le aziende vitivinicole del Veneto orientale vengono visitate dai ladri. L'ultimo colpo ad Annone Veneto, bottino 120 bottiglie pregiate e poi macchinari specialistici per un valore di 20.000 euro. Chiaramente furti su commissione che stanno allarmando i coltivatori della zona. Nascondeva la droga nel passeggino del nipotino, mica roba da poco, più di un chilo di cocaina. I carabinieri di Conegliano l'hanno trovata e hanno capito che era troppa per un uomo solo. Hanno così scoperto una rete di 13 spacciatori, per lo più albanesi, che rifornivano di coca la Conegliano bene di facoltosi imprenditori, professionisti e manager. Abbandonare gli animali è reato. Un uomo di Cavaso del Tomba ha abbandonato i suoi due cani, un Terranova e un Meticcio, nella proprietà di un privato. Contattato dai vigili perché andasse a recuperarli, l'uomo non si è presentato. È stato processato e riconosciuto colpevole, ma se l'è cavata con 700 euro di multa e le bestiole sono in canile. Indagata per corruzione Giustina Destro, 68 anni, ex sindaco di Padova dal 99 al 2004. L'inchiesta è quella sul faraonico progetto del porto turistico di Imperia dell'imprenditore romano Francesco Bellavista Caltagirone. La Destro gli avrebbe procurato un incontro col capo della polizia in cambio di 500.000 euro. Paguri vivi venduti come giocattoli alla fiera campionaria di Padova. Blitz dei 100% animalisti allo stand di una ditta francese che vende paguri di terra indonesiani inseriti in conchiglie dipinte e reclamizzati con lo slogan ideale per i bambini. Dopo la contestazione degli animalisti, in fiera è arrivata anche la polizia.